Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar di oggi sulle nuove funzionalità di Bevel 3D di Sigma Nest versione 20. Io sono Marina e sono la vostra webinar administrator di quest'oggi. Il webinar a cui prendiamo parte fa parte del progetto Io Nesto a Casa, un progetto che ha l'obiettivo di sfruttare al meglio il tempo che abbiamo a disposizione. E tale progetto prevede quindi la realizzazione di webinar con scadenza regolare ogni venerdì. Il calendario viene comunicato e aggiornato costantemente sui nostri social, anche sulla nostra newsletter che vi invito a seguire. Se durante il corso di questa spiegazione avete delle domande, vi chiedo la cortesia di scriverle nella chat pubblica e verranno poi approfondite al termine della spiegazione. Lascio quindi la parola al nostro direttore tecnico, signor Diego Bartalucci. Buongiorno a tutti, grazie Marina per avermi presentato. Come hai già spiegato anche tu, oggi approfondiremo la tecnologia 3D e soprattutto il Bevel che è integrato nella versione 20 di SigmaNest. Vi mostro intanto una breve slide per farvi capire un pochettino meglio cosa andremo a vedere nel dettaglio. Intanto ci sarà una breve introduzione alla nuova versione 20, poi andremo a identificare i vantaggi portati dalla nuova vista 3D, dalla programmazione 3D in generale. Vedremo come muoverci in questa vista 3D e poi ci sposteremo sulla parte tecnologica, quindi come configurare la tecnologia di taglio bevel tridimensionale, come utilizzarla sia in automatico che con la supervisione manuale. In ultimo ci sarà un momento dedicato alle vostre domande, per cui se avete quesiti vi invito a scriverli appunto nella chat pubblica e poi li gestiremo tutti quanti alla fine del webinar. Bene, allora a questo punto direi che potremmo cominciare. Come prima cosa vi mostro il SigmaTech Launcher, che è una delle novità di SigmaNest 20. Il SigmaTech Launcher è un'applicazione nuova, è un'applicazione che viene installata sia insieme a SigmaNest che insieme a tutte le altre applicazioni che fanno parte della nostra suite, quali SigmaTube per il taglio dei tubi, SigmaBand per la gestione delle piegatrici, oppure SigmaMRP che è il nostro software di gestione. Il SigmaTech Launcher vi permette sia di avviare i prodotti SigmaTech, però può anche fare di più. Come vedete, ad esempio, qua a sinistra c'è un menu dal quale potete avviare operazioni tecniche per il setup del database piuttosto che la gestione della licenza. Ci sono tutti i link verso i nostri canali social. C'è Facebook, c'è LinkedIn, c'è YouTube. Invece, qui a destra, vedete tutte le news legate al mondo SigmaTech che vengono prese direttamente dal nostro canale di Twitter. Come vedete ci sono sia il nostro progetto Io Nesto a Casa che tutte le altre attività che andiamo a svolgere con i webinar, piuttosto che i nostri post o le nostre fiere. Ora, proseguiamo nella dimostrazione, andiamo in SigmaNest. Perfetto. Qui posso aprire al volo un'area di lavoro già esistente, vado a prendere l'ultima che avevo preparato. Questa area di lavoro contiene icone adatte ad essere lavorate in 3D. Ora, seleziono una di queste icone, possiamo andare a prendere questo pezzo. E come prima cosa vi mostro questa prima nuova funzione alla quale si accede al punto dal modo icona, chiamata Vista 3D. Ora, che cos'è la Vista 3D? La vista 3D è una nuova funzione di SigmaNest 20, non necessita di alcun tipo di configurazione ed è disponibile da subito per tutti dopo aver aggiornato. È presente su tutte le versioni di SigmaNest, sia sul PowerPack che sul Tecno piuttosto che sulla Lite. Premendo vista 3D, il software effettua un'estrusione dell'icona e la trasforma in un vero e proprio oggetto tridimensionale come quello che stiamo guardando. Ora, quali sono i vantaggi di questa nuova visualizzazione? Intanto, il clou ovviamente è relativo alla lavorazione. È possibile simulare tutto il processo di taglio in 3D e grazie alle transizioni avanzate è possibile, ad esempio, tagliare con il bevel ma senza lacci, come potremmo fare, ad esempio, in questo caso qui. Chiaramente questo comporta un notevole risparmio di materiale. Ovviamente questa è una funzione che è molto utile per chi lavora con il bevel, in quanto adesso posso vedere le lavorazioni, ad esempio come questa, come un cianfrino cieco, in un ambiente tridimensionale vicine a quello che sono nel mondo reale, vicine a quelle che sono nella realtà. Però comunque è una funzionalità che aggiunge opzioni nuove per tutti. Ad esempio, sempre da questa schermata posso esportare in formato step.
e arrivo direttamente ad esportare un solido che posso prendere, aprire e modificare con un modellatore esterno, con un CAD 3D per dire. Lo stesso chiaramente vale anche viceversa. Se utilizzate SigmaNest per importare da SolidWorks, da Inventor o da altri CAD 3D, potete anche importare le parti in SigmaNest e vederle in modo fedele rispetto a come sono state disegnate. Questo chiaramente vale anche per chi tra di voi non ha macchine Bevel o magari non ce l'ha ancora, e che comunque deve poter vedere il Bevel che poi magari viene prodotto in seguito con delle lavorazioni utensili. Chiaramente la vista 3D è una novità per SigmaNest, potrebbe esserlo anche per i nostri utenti, perché magari non tutti di voi sono abituati, hanno dimestichezza con l'ambiente tridimensionale, quindi vale la pena spendere un minuto insieme per spiegare come fare a muoverci in questo ambiente, così da guadagnare anche confidenza, sentirci più sicuri dopo quando vedremo la parte di lavorazione. Intanto, come potete vedere, l'interfaccia è molto molto simile a quella di SigmaNest. È presente la barra Ribbon qui in alto. Adesso siamo puramente in visualizzazione, quindi le funzionalità sono abbastanza scarne. Dopo andremo sulla parte di lavorazione e vedrete un po' più di linguetto, un po' più di bottoni. Comunque è presente la barra Ribbon, sono presenti i gruppi funzionali, sono presenti i bottoni, sia quelli di testata che poi le funzioni secondarie da menu. È presente il TriView a sinistra, che contiene gli elementi dell'area di lavoro, come l'icona che stiamo guardando, con tutte le sue feature all'interno. E in basso trovate anche la barra di stato, che vi dà sempre dei consigli su che cosa potete effettuare in quel momento quando aprite un determinato comando, un po' come funziona per SigmaNest. La scelta di una visualizzazione simile a quella di SigmaNest è voluta. È voluta perché l'utente che si affaccia al 3D, magari per la prima volta, può concentrarsi su quello che succede in questa zona, che è l'area di lavoro, l'area grafica, che corrisponde all'area grafica di SigmaNest, però in 3D. Ora, la prima cosa importante è capire come visualizzare al meglio gli oggetti, come fare a muoversi in quest'area per evitare problematiche, questioni nel girare, ruotare, orientare il pezzo. Prima cosa importante, tra tutti, qui in alto trovate queste tre sezioni, vista, selezione e riempimento. A che cosa servono? Intanto vista vi permette di selezionare velocemente il piano da utilizzare per inquadrare, per mostrare il pezzo. Vi faccio un paio di esempi. Qua vedo la vista isometrica, che mi fa capire rapidamente in modalità isometrica come è composto il mio pezzo. Posso vedere l'icona dalla faccia inferiore, una visualizzazione più simile al 2D, piuttosto che da quella superiore. Tecnicamente posso utilizzare le viste per fare un primo inquadramento in modo da centrare la mia figura, il mio nesting. Poi posso comunque utilizzare la rotella. Con la rotella ho quattro azioni. Intanto con la rotella, semplicemente srotellando, ho lo zoom in e lo zoom out. Vi faccio presente, tra l'altro, a corredo che sulla 20 è possibile invertire sia in SigmaNest che anche in SX. È possibile invertire la direzione della rotella. Quindi se siete abituati a lavorare in un certo modo sul CAD 3D, potete modificare l'impostazione in SigmaNest, così da ritrovarvi in un ambiente un po' più familiare. Posso tenere premuta la rotella e, tenendola premuta, attivo la rotazione nello spazio, nella direzione in cui mi sto muovendo. Con un doppio clic della rotella attivo l'autoscala, come avviene tecnicamente in SigmaNest. E sempre come avviene in SigmaNest posso effettuare il pan, l'operazione di trascinamento degli oggetti. Mi comporto come per la rotazione, quindi utilizzo la rotella e in più muovo il mouse. In aggiunta però tengo premuto CTRL sulla tastiera. E in questo modo posso trascinare e spostare il mio oggetto tramite il pan. Dopo la zona vista trovo la zona selezione. Questa fa un po' le veci del menu base punto che avevamo in SigmaNest. Quindi è una funzione che mi serve nel momento in cui attivo dei comandi che mi permettono di selezionare geometria. Posso indicare che con il click che vado ad effettuare sull'oggetto solido voglio selezionare una faccia, voglio selezionare un bordo, voglio selezionare un vertice piuttosto che uno spigolo. Ora, se invece guardo l'ultima opzione, riempimento, qui trovo le impostazioni di visualizzazione. Posso scegliere di utilizzare un riempimento solido, che è quello che sto utilizzando ora, oppure di andare nella vista del reticolo, che può tornarmi decisamente utile per vedere determinati tipi di lavorazione senza dover ruotare il pezzo, senza doverlo maneggiare particolarmente. A questo punto possiamo chiudere la vista 3D, proseguiamo nella nostra presentazione e andiamo a vedere come configurare la macchina di SigmaNest per lavorare in 3D. Sempre qua da modo icona, sotto taglio,
trovo la voce setup e poi impostazioni 3D. Ok, si fa tutto generalmente di qua, poi ci sono una serie di file, di impostazioni più avanzate che vanno effettuate, ma fondamentalmente si può dire che l'impostazione 3D dell'impianto viene configurata, viene effettuata all'interno di questa schermata. Come potete vedere, per ciascuna delle mie macchina, in questo caso io sto lavorando su un WaterJet, posso andare ad indicare quelle che sono le impostazioni tridimensionali. Questa è una configurazione un pochettino avanzata, ovviamente adesso non andiamo nel dettaglio, è una configurazione che va effettuata da parte di uno dei nostri tecnici, quindi se poi volete trasportarla nel vostro ambiente potete contattare il vostro commerciale di riferimento, discutere sull'attività e pianificarla. A livello tecnico, quello che vi posso indicare per adesso è che siamo in grado di gestire qualsiasi tipo di testa a livello di composizione meccanica della testa e di controllo numerico, ma bisogna comunque attualizzare il post-processor ed è una cosa che va fatta ovviamente caso per caso, macchina per macchina. Un'altra cosa importante che vi dico, dopo ve la farò anche vedere, è che per ciascuna macchina possiamo rappresentare la testa in ambiente completamente 3D. Chiaramente ci serve avere a disposizione il disegno, sia della testa che poi delle componenti meccaniche che volete mostrare. Ora, possiamo chiudere questa schermata, torniamo a vedere la nostra icona. Una volta che la macchina è stata disegnata, è stata configurata e che la versione 20 è stata preparata in modo consono, il Bevel 3D vi mette a disposizione una serie di parametri. Vi faccio vedere, sono quelli che trovate qua in gestione regole. Queste sono le regole che il sistema utilizzerà per gli attacchi e per i lacci, per le transizioni tra un bevel e l'altro. È una schermata, di nuovo, anche qui molto tecnica. Noi solitamente, un po' come per i default, per chi è già abituato tra di voi a lavorare con noi, è una di quelle schermate, una di quelle zone che configuriamo insieme a voi, ma che tipicamente configura il nostro tecnico. Non mi dilungo nella spiegazione delle regole e dei default e di quella che è la gestione delle proprietà. Vi faccio giusto capire al volo quello che andremo poi anche a vedere dopo, guardando la testa della macchina muoversi, emulando l'ambiente 3D. Io adesso mi sto muovendo in ambiente plasma, ho diverse macchine configurate. Vi faccio vedere al volissimo come funziona il discorso delle transizioni. Sia per quanto riguarda gli attacchi che per quanto riguarda le transizioni, potete impostare una serie di regole. Tutto questo viene configurato ad hoc, appunto, dal nostro tecnico insieme a voi. Io in questo caso ho deciso di configurare una regola con un tipo di transizione, con il classico triangolo esterno diviso in 5 punti, in 5 enti, ed è la regola che viene applicata a tutti quanti i cianfrini, a tutte quante le transizioni. Quindi nel momento in cui c'è una transizione, fondamentalmente so che almeno questa regola scatta sempre. Però ho detto comunque SigmaNest, dando una priorità maggiore, più vicina in questo caso allo zero, che nel momento in cui si trova a passare da un cianfrino V ad un altro cianfrino V, quindi il mio V2V, in questo caso deve procedere senza effettuare nessun tipo di corner loop. Chiaramente, di nuovo, senza dilungarci, ma giusto per farvi capire che cosa succede, posso definire delle regole personalizzate. Nel momento in cui apro la regola, qui sotto vedo le condizioni. In questo caso è corretto che per la mia regola tutto non ci siano condizioni, perché scatta sempre, non scatta condizioni particolari. E una volta che la regola scatta e che viene chiamato un certo tipo di transizione, di riflesso posso andare a personalizzare la mia transizione e qui per ciascun ente che compone il mio fiocco posso andare a definire se un ente iniziale, se un ente finale, se un ente che funziona da connettore, come ad esempio in questo caso l'ipotenusa, se è un ente che serve per prendere l'inclinazione o per perdere l'inclinazione per tornare dritto, qual è la sua lunghezza, come deve comportarsi il sensore di altezza. Tecnicamente tutto quanto configurabile ad hoc, tutto ciò che riguarda le transizioni lo è. Allo stesso modo, come posso andare ad indicare una regola generale, posso anche andare a definire la mia regola V2V. In questo caso io ho scelto di non fare corner loop e come vedete ho indicato la condizione. Quindi il primo ente è un taglio bevel semplice, il secondo ente è un taglio bevel semplice. Posso andare ad indicare angoli particolari, materiali particolari, spessori particolari, quant'altro. Ora che abbiamo visto come muoverci nella vista 3D e ora che abbiamo anche una macchina con delle regole di base definite, vediamo come posso lavorare questo pezzo che contiene sia dei cianfrini
continui, quindi degli spigoli dove passo da un ente all'altro, da un cianfrino positivo ad un altro positivo, che dei cianfrini ciechi, che è un interno lavorato ad Y. Per lavorarlo semplicemente lancio il mio taglio auto, seleziono 3D interattivo e premo OK. Quello che succede è che adesso SigmaNest mi porta nel nuovo ambiente 3D e all'interno di questo ambiente posso sì visualizzare il mio pezzo come facevo prima, ma sopra ho anche tutte le funzionalità che servono per riuscire a lavorarlo. Taglio con tecnologia tridimensionale. Adesso io utilizzo il 5 assi principale, ma vediamo poi dopo bene che cosa significa. Do il mio OK. Fine. Tecnicamente, se le mie regole sono tutte quante setupate correttamente, non ho da svolgere alcun tipo di operazione aggiuntiva. Vi faccio vedere la simulazione giusto per farvi capire che cosa succede. Ho un ambiente di simulazione molto completo dove posso vedere, adesso io li ho minimizzati, ma ve li mostro rapidamente, posso vedere tutte le informazioni. Oh, facciamolo partire prima. Ok. Simulazione. Ok, dove posso vedere tutte le impostazioni, tutti i valori di ciascuna proprietà durante la simulazione. E allo stesso modo qui posso dare lo start e giocare un po' con la velocità per vedere che cosa succede. Come vedete, io qui ho una testa Waterjet, adesso sto utilizzando un setup Waterjet o anche un setup Plasma all'interno della mia installazione, magari dopo vedremo un'icona per il Plasma. Comunque considerate che supportiamo entrambe le tecnologie, ovviamente possiamo anche supportare un laser con capacità di bevel. Una cosa che vi faccio notare che è interessante riguardo la simulazione è che in qualsiasi momento posso metterla in pausa e se voglio simulare a partire da un certo ente, semplicemente clicco sul nodo dal quale voglio ripartire e posso ridare lo start e vedere quello che succede. Se non devo fare modifiche manuali, se non devo fare niente di particolare, niente di customizzato per questo pezzo, semplicemente applico la tecnologia 3D, premo il bottone fatto, torno in SigmaNest, qui come vedete l'icona prende la lavorazione tridimensionale e poi di qui in avanti posso continuare in SigmaNest come sono abituato. Ora, chiaramente vogliamo proseguire nella presentazione vedendo insieme anche le opzioni avanzate, quelle un po' più manuali che permettono veramente di ottenere un percorso di taglio ad hoc. Questa è, come abbiamo visto, un'icona che ho già lavorato in ambiente 3D. Posso comunque in qualsiasi momento modificare il taglio 3D e riaprire l'ambiente che guardavamo prima. Adesso proviamo a giocare un po' insieme con l'interfaccia, giusto per farvi capire quelle che sono le potenzialità del prodotto. Intanto vorrei prendere come esempio questo foro centrale. Adesso chiaramente chi di voi ha un po' più di occhio sulla cianfrinatura si renderà conto che qui immediatamente c'è qualcosa di particolare, perché come vedete ho due attacchi, quello per la passata dritta e quello per la passata inclinata, che sono veramente troppo vicini e quindi qua diventa complicato nel mondo reale riuscire a produrre questo tipo di lavorazione. Chiaramente posso giocare con le regole per fare cose differenti e non arrivare in questo contesto. Io in questo caso l'ho lasciato volutamente così perché volevo giocare con voi insieme e vedere le funzioni di taglio manuale. Ora, intanto proviamo a capire cosa posso fare qui per riuscire a lavorare un pochettino meglio questo pezzo. Intanto andiamo in vista superiore. Ok, voglio gestire un po' meglio questo attacco. Come prima cosa cercherei di spostarli, di distanziarli in modo da non avere gli attacchi troppo vicini tra di loro. Ho la funzione attacchi. Qui posso andare a muovere il mio attacco. Vedete che similarmente a SigmaNest, tutte le volte che aprite una nuova funzione, qui a sinistra c'è un menu che vi dà tutte le opzioni possibili per la funzione stessa. Posso muoverlo con un posizionamento libero, che è quello che farò adesso andando semplicemente a spostarlo e mettendolo qui. Altrimenti posso ricavare degli snap sui punti medi, sui punti finali, via discorrendo. Ora, ho distanziato gli attacchi, va bene, vorrei però anche andare a modificare il tipo di questo attacco, perché qua chiaramente sto sfondando in una zona di materiale che comunque non è particolarmente stabile. Va bene, allora andiamo sempre sulla funzione attacchi e andiamo sul modifica attacchi. Scelgo di modificare un certo tipo di attacco, adesso voglio andare a modificare questo. Vedete che l'attacco viene evidenziato.
Posso switchare velocemente tra modifica attacchi, modifica uscita, e vedete che lui cambia rapidamente l'ente selezionato. Qui sotto trovate un info box con le proprietà principali dell'attacco. In ogni momento potete comunque aprire la regola di attacco e modificarla. Io in questo caso vorrei evitare lo sfondamento linea arco, vorrei sfondare semplicemente su un ente lineare un po' più corto, però vorrei sfondare inclinato. Come faccio? Posso andare sull'attacco, l'arco lo vado a cancellare, come vedete rimane soltanto la linea. Come prima cosa voglio ruotarla per portarla all'interno del foro, poi decido di ridurla leggermente e a questo punto gli dico che l'attacco è inclinato. Va bene, fatto. Qui potete già intravederlo dalla direzione del loop, poi lo vedremo bene durante la simulazione, ma qui fondamentalmente lo sfondamento viene effettuato con la testa inclinata. Questo a mio avviso è una funzione importante, perché sinora non esisteva una funzione esplicita in Sigmanest, inteso come CAM2D, per sfondare inclinato, e qua abbiamo raccolto le richieste dei nostri clienti che ne avevano bisogno su Dime oppure su profili similari a questo. Un'altra delle possibilità che ci sono sempre in ambiente 3D, dopo andiamo a dare una simulata al tutto per farvi rendere conto più facilmente del risultato, è quella di aggiungere oppure di cancellare le microgiunzioni. Vi faccio vedere al volo anche qui, micro, trovo l'aggiungi micro e il cancella micro, quindi aggiungi micro, posso scegliere qual è la dimensione della microgiunzione, adesso do una microgiunzione grossa ma giusto per evitare di dover zoomare troppo. Posso utilizzare una regola di attacco automatica per le microgiunzioni, quindi non devo andarla a definire per forza di cose tutte le volte a livello di attacchi, altrimenti se lo desidero posso indicare io un attacco custom differente rispetto a quello di base. In questo caso voglio il mio attacco di 10 mm ad angolo 90, non voglio applicare l'inclinazione perché in questo caso vado a microgiuntare direttamente la passata dritta, come vedete ad ogni clic viene impostata la micro. Ora, come posso andare a aggiungere le microgiunzioni? Ovviamente posso anche andarla a rimuovere. Anche qui vi faccio vedere rapidamente, cancella micro. Ho la possibilità di cancellare una singola micro, quindi se clicco automaticamente vado a togliere la mia microgiunzione, oppure di rimuovere tutte le micro da un determinato taglio. In questo caso ho ancora due microgiunzioni, cliccando vicino al taglio automaticamente vengono tolte tutte e due. L'ultima cosa che vorrei farvi vedere, sempre su questo pezzo, è la possibilità di tagliare senza fiocchi. Come facciamo? Anche qui, per semplicità, vado in vista superiore. Ho uno strumento chiamato modifica transizione. Notare una cosa, qui è scattata la regola V2V, perché in questo caso sono su un cianfrino positivo, arrivo da un cianfrino positivo, quindi V2V lavora senza corner loop. In questo caso invece è scattata, in questi casi è scattata la regola all che vedevamo prima. Immaginiamo di volerla modificare al volo. Di nuovo, modifica transizione, tutte le transizioni attive vengono illuminate di un colore differente per aiutarmi a distinguerle. Posso andare a selezionarle, adesso le seleziono tutte utilizzando il click sinistro del mouse e il tasto control sulla tastiera. Questa è la transizione corrente, voglio portarle tutte a transizione no corner loop. Va bene, applica e ok. Ora andiamo un po' in vista isometrica e proviamo a simulare quello che abbiamo ottenuto. Quindi simulazione. Come vedete adesso l'attacco sulla passata lineare parte dalla nuova posizione definita, possiamo mandarlo un pochettino più avanti, poi qui eventualmente andiamo a zoomare per cogliere l'inclinazione, ok, qua come vedete sfonda inclinato, ok, poi possiamo accelerare un pochettino. Cianfrino cieco, sfondamento, come vedete prende l'inclinazione sull'ente,
E qui prosegue il taglio, sempre inclinandosi in direzione della prossima lavorazione da fare. Vi faccio notare ancora una cosa mentre siamo qua, poi proviamo a guardare un'icona differente. Come vedete, adesso torniamo qui nella simulazione. Qua, su questo lato, l'angolo viene interpolato su tutta la lunghezza del lato stesso. Si tratta di un approccio che non è sbagliato per un waterjet. Comunque sono sempre in grado di modificare il percorso manualmente, anche a livello di singola inclinazione su un singolo bordo. Vi faccio vedere rapidamente. Io ad esempio voglio andare, in questo caso, a dirgli spezza taglio. E voglio definire di nuovo un break al punto selezionato, al punto medio, a distanza. In questo caso mi va bene farlo al punto selezionato. Ho sbagliato una cosa. Rifaccio al volo, taglio. Ok, allora, break al punto selezionato. E breakiamo qui. Come vedete ho impostato un breakpoint e adesso il taglio è tornato dritto. Poi per rendere la situazione simile a prima modifichiamo anche la transizione e la trasformiamo di nuovo in un no corner loop. Applica e ok. E poi andiamo di nuovo a simulare. Simulazione la facciamo ripartire da qua. Ok. Come vedrete adesso l'abbasso apposta così che sia più visibile. Anziché prendere l'inclinazione su tutto quel bordo, tac, la testa si raddrizzerà immediatamente e poi proseguirà sempre rimanendo dritta. Questo è per darvi un'idea del controllo manuale che possiamo avere anche su queste funzioni che ovviamente adesso sono possibili in quanto siamo in un ambiente completamente tridimensionale, viceversa con il CAM 2D è un po' più complicato avere un grado di controllo di questo tipo. Ora, abbiamo visto qualcosina per il waterjet e va bene. Vorrei vedere ancora un paio di funzioni utili, però magari proviamo a cambiare geometria. Allora, vediamo se abbiamo qualcos'altro. Ecco, potremmo guardare ad esempio questa. Questa è un'icona piccola, ma decisamente complicata da lavorare. Intanto perché qui ci sono dei bevel un po' particolari, ve li faccio vedere. Per chi è già abituato a lavorare con noi, come vedete il bevel in SigmaNest solitamente ha il balloon, al simbolo di proprietà di colore arancione. È indicato il tipo di bevel, è indicato l'angolo, se si tratta di una spalla, in questo caso no, ma sono indicati anche l'altezza sia della spalla che del bevel stesso. Viceversa, qui ci sono dei bevel viola. I bevel viola sono bevel che la versione 20 riconosce come bevel lavorabili esclusivamente con la tecnologia 3D. In questo caso questi sono fori similari a, per farvi un esempio, penso immediato per tutti, sono similari ad esempio agli innesti dei tubi. Quindi si tratta di cianfrini, ma che possono essere eseguiti o con dei cianfrini variabili o con un cianfrino variabile costante oppure bloccando il rotore. Ad ogni modo si tratta di operazioni abbastanza complicate da eseguire in ambiente di CAM bidimensionale. Viceversa qua abbiamo dei cianfrini fissi sia su linee che su archi. Qua c'è un cianfrino cieco al quale bisogna, per il quale bisogna considerare che si arriva da un lato dritto, si finisce su un lato dritto. Qui ci sono due cianfrini semplici con inizio cieco e fine cieco e no corner loop tra di loro. Quindi è un'icona piccola ma decisamente complessa da lavorare. Adesso vi faccio vedere al volo come possiamo trattarla. Quindi sempre taglio, taglio con 3D interattivo, diamo l'ok. Va bene, ci ritroviamo in ambiente di taglio, quindi di nuovo taglio auto. Adesso ci soffermiamo intanto su quei due fori particolari. Prima di tutto li lavoro con cianfrino fisso, a rotore fisso, per farvi capire bene che cosa intendo. Come vedete, ecco, le geometrie sono queste, sono similari a innesti di tubi. Ora, proviamo a lanciare la simulazione. Ecco, qua come vedete ho una testa plasma, chiaramente vi ricordo che
La testa è completamente personalizzabile anche negli elementi meccanici, come vedete qui gli snodi, la meccanica è differente rispetto a quella del WaterJet assolutamente, quindi è sufficiente avere un disegno, poi lo possiamo importare e trattare come testa definendo le componenti. Proviamo a simulare questa lavorazione, magari simulo questo foro qui perché così la testa è un po' più a favore di simulazione. Ok, come vedete in questo caso sto lavorando con il rotore bloccato e quindi risulta essere una sorta di cianfrino fisso. Chiaramente alcune macchine possono farlo, però non tutte hanno la possibilità esplicita di bloccare il rotore. Nel caso in cui il vostro impianto non abbia questa possibilità, posso comunque, vi faccio vedere, cancellare il taglio e trattare tutto con un inseguitore ortogonale standard, lavorando come se fosse un cianfrino variabile. Come vedete adesso il movimento è nettamente differente. Io preferisco l'approccio precedente, però non è un qualcosa che è eseguibile su tutte quante le macchine. Chiaramente io adesso ho effettuato questo cambio di tecnologia su tutto il tracciato, quindi su entrambi i fori, anche sul profilo esterno. Posso comunque utilizzare delle funzioni un po' più manuali, quale ad esempio il personalizzo orientamento, per modificare soltanto uno di quei due fori in modo che uno lavori in taglio cianfrinato con il cianfrino variabile e che l'altro invece utilizzi il blocco della rotazione del rotore. Ora, penso che qui possiamo chiudere. Vi faccio vedere ancora una cosa che a mio avviso è interessante. Chiaramente sempre in questa schermata c'è la possibilità di modificare la qualità di taglio, questo ha senso sia su un WaterJet che su un laser con testa bevel. C'è la possibilità di riordinare i profili, se avete dimestichezza con Sigma, se già utilizzate il nostro prodotto, fate in fretta a capire che alcune delle funzioni che trovate qui, alcuni dei bottoni sono i medesimi che avete anche nella zona DNC di Sigma, assolutamente. Ad ogni modo, una cosa che volevo farvi ancora vedere, che a mio avviso ha molto molto senso per tutti, è quello che succede a livello di nesting, perché con la versione 20, oltre che avere la vista 3D semplice all'interno del pezzo per tutti e la lavorazione 3D con simulazione all'interno del pezzo per chi ha macchine a cianfrino, è anche possibile simulare l'intero nesting in ambiente completamente 3D. Con la versione 20 trovate i due bottoni di simulazione taglio. Il primo apre la simulazione di taglio classica, standard, che siete già abituati a utilizzare. Questa non ha subito modifiche. Il secondo bottone, invece, apre la vista tridimensionale e permette di simulare l'intero nesting in ambiente 3D. Quindi adesso posso mettermi in modalità isometrica, così è un po' più semplice vedere il tutto. Possiamo anche accelerare un po' la simulazione. E qui, come vedete, è possibile andare a eseguire tutto quanto in vista tridimensionale e possiamo renderci meglio conto di quello che andiamo a mandare in macchina prima di generare il programma. Bene, a questo punto spero di essere riuscito a farvi capire meglio le novità tridimensionali di Sigma S20. Intanto vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato.